Buongiorno a tutti. Parlo di Carabinieri con Libera è da oltre 11-12 anni, prima col Corpo Forestale, poi con i Carabinieri Forestali, che c'è un rapporto anche molto intenso. Non solo, c'è anche il distacco di una carabiniera presso l'associazione, e quindi un modo di collaborazione che si è costruito con ruoli e competenze diverse, ma tutti nella stessa direzione. Oggi quindi ne si tratta un altro pezzo di un rapporto che già c'è con l'Arma dei Carabinieri, ma questo aspetto in più rispetto al problema delle discariche e dei rifiuti. Voi sapete che Libera è un coordinamento di associazioni che è nato 27 anni fa dopo le stragi dei Capaci di Via D'Amelio. Oggi la trovate in tutta Europa e in tutta l'America Latina. Pochi giorni fa eravamo in Argentina, dove l'Argentina, attratta dalle esperienze italiane, e dovrebbe essere orgogliosi delle esperienze che l'Italia fa e che diventano un po' un punto di riferimento per altri paesi, ha chiesto una mano, e anche l'Europa, l'Unione Europea è intervenuta per sostenere lì con le associazioni, in questo caso in Argentina, per avere una legge sulla confisca e sull'uso sociale di questi beni. Devo dire che in tema di bonifica l'associazione che io rappresento noi, non un io, sono qui a nome di un'associazione di associazioni che hanno questa dimensione oggi anche internazionale, impensabile anni fa. Devo dire che abbiamo due bonifiche. La prima bonifica è stata per noi quella raccolta di 1 milione di firme nel 96 per avere una legge per la confisca e l'uso sociale dei beni, da beni esclusivi a beni restituiti alla collettività quando è possibile, a beni quindi condivisi, l'uso sociale. Che vuol dire una bonifica? Una bonifica in quei territori, una bonifica culturale e sociale. È uno schiaffo ai giochi criminali, che sono disposti a tutto, ma non a vedersi sottratti i loro patrimoni, l'idolatria del denaro, quei poteri. E devo dire che sulle terre si sono promosse, in collaborazione con tanti altri, le cooperative che hanno dato libertà, dignità, lavoro a centinaia di persone. Ed è uno schiaffo per i mafiosi vedere che dove loro avevano potere, controllo, vedere dei giovani che trovano la dignità, la libertà del lavoro diventa importante e fondamentale. Ma ancora di più vedere nei supermercati, nelle botteghe, no, non solo in Italia oggi, quei prodotti dalle terre liberate dalle mafie. Quindi una bonifica sociale, culturale, no, che ancora una volta, anche dal basso, 2 milioni di firme, hanno contribuito nella collaborazione con le istituzioni, che sono sacre. Le istituzioni sono sacre. E per noi sono importanti la collaborazione con le istituzioni, che sono sacre. Lo diceva Giovanni Falcone, che bisognava distinguere tra la sacralità delle istituzioni e chi le governa. E nel nostro paese c'è una marea di gente bella, pulita, onesta, che danno onore e sacralità alle istituzioni, poi troviamo che magari fa più chiasso alcuni che nelle istituzioni non sono degni di portarle avanti, ma noi dobbiamo difendere quel grande valore. Allora, la bonifica, la nostra prima è stata quella sui beni confiscati, questo schiaffo alla criminalità, legge che deve essere ancora forse migliorata, potenziata, ecco, una bonifica sociale e culturale nei territori. E qui ci troviamo a firmare un protocollo di collaborazione. Però voi avete visto che il nostro compito è un compito educativo, un compito culturale e un impegno sociale. Ognuno è chiamato a fare la propria parte. L'educazione è generatrice di vita. E oggi è importante, fondamentale la dimensione educativa. Ma lo è ancora di più in un paese come il nostro, che ripeto, amiamo il nostro paese, siamo qui per dargli una spinta davanti, però anche per dirci una verità, perché in Italia siamo all'ultimo posto per la povertà educativa. Allora la domanda in più dobbiamo anche farcela, proprio rispetto alla dimensione dell'educare. Siamo all'ultimo posto per la dispersione scolastica.
No, noi perdiamo un giovane su tre nei primi 5 anni delle scuole superiori, e nell'arco dell'università ne perdiamo il 40%. Allora uno si ferma, si interroga l'importanza dell'educazione, educazione civica oggi, no, come viene chiamata, ma abbiamo dei vuoti attorno a noi che ci incidono, metterci di più, uno scatto in più. Allora questo è il nostro impegno di collaborazione, anche perché è la cultura che dà la sveglia alle coscienze. La cultura è importante, fondamentale, importante, fondamentale. Allora, l'impegno di una società civile, parola che non mi piace, dire società civile oggi è come dire che l'acqua è bagnata. Ditemi che non dice di essere civile nel nostro paese. Oh, forse è meglio dire una società consapevole e responsabile, che si assume la sua parte di responsabilità, perché abbiamo troppi cittadini in intermittenza. Abbiamo i cittadini più responsabili. Ecco, allora questo è il nostro impegno culturale, educativo, sociale. Questo è il nostro modo di poter collaborare, come abbiamo già fatto in forme diverse, come da 11 anni facciamo con la Lega dei Carabinieri, pure in forme diverse. Così il nostro protocollo oggi con la Polizia di Stato, con la DIA, con la Direzione Nazionale Investigativa, perché è bello il rispetto della sacralità delle istituzioni. Il nostro dovere di cittadini e di associazioni di collaborare per quell'obiettivo che ha bisogno del contributo veramente di tutti. Allora, questo credo che sia, ecco, ma c'è un elemento che mi sembra molto importante, che qui è emerso oggi con forza, che c'è un legame profondo fra l'etica e l'estetica, tra il bene e il bello. Questo mi pare importante sottolinearlo, perché quando, credo 2 mesi fa, ci siamo trovati in questa sala per il rapporto proprio sulle discariche, il lavoro fatto, tu con i tuoi avete proiettato la bellezza qui su questo schermo, la bellezza di quello che è stato fatto, la bellezza, perché le immagini che ci sono state presentate, ti ricordi, facevano vedere la discarica com'era, ma poi come è stata recuperata e come è stata restituita nella bellezza dell'ambiente, del paesaggio, la concretezza. Allora ho pensato che qui deve essere sottolineato proprio che c'è in quell'operare e in quel dover costruire insieme, in quella dimensione culturale educativa, fare capire alla gente l'importanza di tutto questo, ma che c'è un legame profondo fra etica e estetica, tra bene e bello. Perché noi non possiamo permetterci di separare l'etica, qui già richiamata in modo puntuale, e la bellezza. Perché voi mi insegnate che la bellezza è l'armonia delle forme, e abbiamo visto anche in quelle immagini, dalla discarica, da un luogo di sporcizia, di vergogna, vedere l'esplosione delle forme, e l'etica invece l'armonia delle relazioni umane, cioè vuol dire la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Allora noi oggi qui firmiamo un protocollo insieme di collaborazione con ruoli e responsabilità diverse, ma tutti nella stessa direzione, e il nostro obiettivo è un obiettivo di dare vita. Siamo qui nel nome della vita, della salute, del benessere di tutti, che mi sembra molto importante e fondamentale. Allora voi capite, e voi ve lo insegnate perché lo state facendo e lo vivete tutti i giorni, ci vuole consapevolezza, oggi più che mai, ci vuole conoscenza, che dobbiamo trasmetterla, coinvolgere le persone, la gente, per capire che ogni ferita inferta alla terra è una ferita inferta a noi stessi. E questo diventa l'impegno educativo. Fare prendere coscienza che se non ci occupiamo e non saldiamo insieme il bello e il bene, se non ci assumiamo questa parte di responsabilità, quelle ferite alla terra sono ferite anche a noi e alle persone. Allora in questo senso lasciatemelo dire che costruire e coltivare il creato
sono i compiti che Dio ci ha affidato, e l'ho trovato nella Genesi. Dio ci ha affidato questo compito. Dio, per me, con questi riferimenti che mi sono cari, sono compito che abbiamo molte volte disatteso, passando dalla custodia all'incuria, dalla coltivazione allo sfruttamento. E quindi un momento importante della dimensione educativa, culturale, proprio di aiutare a prendere coscienza di tutto questo. Allora, in questo senso io credo che noi dobbiamo lavorare. Dicevo, educazione è generatrice di vita, ha una condizione: solo se ciascuno di noi, io mi metto io in prima persona come adulto rispetto ai più giovani, la testimoniamo con le nostre scelte e i nostri comportamenti. Solo se tutto il contesto sociale ne è partecipe e ne è protagonista. Non si può lasciare l'educazione solo sulle spalle della famiglia, che ha le sue responsabilità, non la si può delegare solo alla scuola, che può fare la sua parte. La visione che deve guardare in avanti è che tutta la società nel suo insieme, non nelle parole ma nei fatti, deve diventare la dimensione educativa, la città educativa. Perché questa è una società che si preoccupa dei giovani, poi però di fatto non ci investe come si dovrebbe. Allora è tutto il contesto che viene chiamato in gioco nella dimensione dell'educare e della sfida culturale e dell'impegno sociale. In questo senso, educare per me vuol dire coltivare domande, accudire coi giovani i dubbi, sviluppare coscienze critiche. La vita è preziosa, e dare una mano ai nostri ragazzi con la nostra testimonianza a distinguere tra il superfluo e l'essenziale, perché questo è l'elemento fondamentale. Allora, in questo senso, mi permetto di dire ancora che i giovani noi dobbiamo sognarli, perché solo sognandoli i ragazzi possiamo farli crescere. Sognarli significa vederne le potenzialità, vedere la vita come una realtà dinamica in continuo divenire. E voi me lo insegnate, perché di voi genitori queste cose me le insegna. Dobbiamo lasciarci proprio sorprendere dallo stupore, perché i ragazzi, quando trovano dei punti di riferimenti veri, coerenti, credibili, si infiammano. Quando toccano dei temi che gli toccano la loro vita, sono loro che hanno portato linfa nuova rispetto proprio, magari fanno cortei, fanno manifestazioni, però sul tema dell'ambiente si sono mossi, sul tema del clima si sono mossi. Tocca a noi accompagnarli, cogliere questa linfa nuova che ci portano. Accompagnarli, non portarli, riconoscerli, sostenerli, incoraggiarli, costruire una nuova forza generatrice, giovani e adulti insieme. Noi a Torino abbiamo aperto da 3 anni una scuola che si chiama Casa Comune, Laudato Si, Laudato Qui. Scuola e azione. Più di 3.000 persone in questi anni, poi purtroppo il Covid ha bloccato, ci siamo aumentati i corsi di formazione dei fine settimana, perché o diamo strumenti di approfondimento, se no diventano solo slogan. C'è il rischio di semplificazione anche su questo tema. Abbiamo trovato collaborazioni di scienziati, di ricercatori, di operatori, per offrire a educatori, insegnanti, religiosi, giovani che partecipano, e 3 anni. Qualche ministero si dia una mano a darci una mano ad allargare anche questo, per moltiplicare di più le possibilità, perché è importante dare strumenti ai ragazzi, agli adulti, agli insegnanti, agli operatori, se non diventano tutti slogan o cortei, e invece dobbiamo scendere più in profondità. Per cui si gioca la vita. Allora, i giovani, sognarli significa vedere le potenzialità, questa vita in divenire. I giovani portano nuova linfa. L'ultima parola la faccio proprio sull'etica.
perché oggi tutti fanno codici etici nel nostro paese. Ditemi chi è che non parla di etica, ditemi chi è che non parla di legalità in Italia, cominciando da quelli che la calpestano tutti i giorni, o quelli che hanno scelto la legalità variabile e sostenibile. Sono molti che si sono già assolti nella propria coscienza da fare certe cose, sono autoassolti. La legalità rischia di essere una bandiera che tutti usano, dimenticandosi però di una cosa, che la legalità, voi me lo insegnate, vi siete maestri, è importante, è fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale, ma il mezzo non è il fine per raggiungere un obiettivo che si chiama giustizia, che per noi è la giustizia sociale, oggi più che mai la giustizia ambientale. Le due dimensioni devono saldarsi fortemente insieme. È uno strumento la legalità, è il mezzo, non il fine. E questo diventa importante nel momento in cui tutti lo usano, molti lo usano come una carta d'identità, per dire che loro sono dalla parte della legalità. Che cosa vuole dire? Se poi non ci impegniamo a raggiungere l'obiettivo che è quello della giustizia. E noi dobbiamo dare una mano ai nostri ragazzi in questo percorso, perché per molti, no, questo...